chi c'è? Pronto? Buon pomeriggio. Pronto, buon pomeriggio, sono Nicola, chiamo da Milano. Ben trovato Nicola, vuole parlare con chi? Grazie. Col professor Morrone. Pronti? Per una domanda che è un po' una curiosità che ho io, ma che tutti cominciamo a farci sempre più spesso, visto che il virus, ormai sono tutti d'accordo, o non lo erano sempre stati, nel dire che sta scemando, ha perso forza e col caldo sicuramente si stempererà e poi però dobbiamo stare molto attenti perché magari riparte in autunno. Allora io mi chiedo semplicemente, se è così, perché in Brasile per esempio, vero è che Bolsonaro ne ha combinate di ogni, però il Brasile vive sull'equatore, c'è un caldo boia, eppure il virus non fa Certo, che non tornano i conti, dice Nicola, non perché se il tornano i punto conti a fosse il questo punto. caldo, lì fa caldo e allora perché invece stanno Sta caldo morendo di in un numero brutto. così alto e importante? Certo. Mi pare una riflessione assai interessante, Nicola, sentiamo cosa ci può dire il professor Morrone. Ha ragione il nostro ascoltatore perché anche la MERS si chiama proprio Middle East Respiratory Syndrome, che è un altro tipo di coronavirus, si è diffusa proprio in Medio Oriente, dove le temperature arrivano intorno ai 30-40 gradi, quindi veramente ha ragione lui. Il problema non è che il caldo uccide il virus, è che noi durante la stagione calda, almeno in Italia, usciamo e quindi ci troviamo all'esterno, abbiamo Cioè più sono diversi i possibilità, nostri le nostre comportamenti. condizioni, esatto, ambientali, per cui è difficile ammalarsi di influenza nel periodo estivo. Ci si ammala normalmente nel periodo invernale, si sta chiusi e ci si contagia più facilmente. Io non credo che il virus si indebolisca giustamente ad alte temperature estive, perché altrimenti non si spiega quello che avviene in Equatore, io penso soprattutto all'Africa, ma che ci siano delle condizioni in cui noi viviamo più all'esterno, quindi c'è un meno rischio di contagiarsi all'interno, al chiuso, e poi voglio dire quello che accadrà, come diceva anche Remuzzi, il professor Remuzzi, in autunno lo vedremo. Certo c'è un punto però, noi ci siamo difesi, ci stiamo difendendo meglio nei confronti del virus, che abbiamo imparato a difenderci. Non credo che il virus sia mutato, non è mutato il virus, ha sempre una forte carica, però noi abbiamo imparato, tra il lockdown, le mascherine, il lavaggio delle Il mani, a distanziamento. difenderci meglio, a fare terapie, questo ha nettamente migliorato la condizione in Italia, però non è sicuro che il caldo uccida il virus, lo dico con molta Alessia, beh franchezza. sì, anche perché appunto sono Esatto. lì a contraddirci in questa direzione Soprattutto in tutto quello che Brasile, sta accadendo nel in Brasile, ma America non solo Latina in e anche in Brasile. Portogallo.